Buonasera a tutti, siamo a Salone del Libro presso lo stand del CSU e oggi per il blog Storie Infinite con noi abbiamo Luca Serra. Ciao, ciao. Luca, e ci presenti il tuo libro Luca, l'uomo di Zanzibar. Dimmi di che cosa parla. Volentieri. Allora, questo libro parla molto brevemente all'inizio di un italiano che si è trasferito a Zanzibar appunto perché ha vinto una somma scandalosa al Superenalotto. Vuole fare una vita molto tranquilla, è aperto anche un negozio di artigianato che gli permette di restare in contatto con la gente. Fino a quando nel suo negozio non si presenta un individuo che lui non ha mai visto e che gli dice: guarda, senti, Davide, tu devi restituire i tuoi soldi a Jonathan. Lui lo ferma subito, dice: no, guarda, io non sono Davide, Jonathan non so cosa sia, non devo soldi a nessuno. Però il tono minaccioso e le parole che dirà questa persona gli impongono una certa ricerca e di lì scoprirà quello che non pensava, cioè che la sua vita, quello che lui sapeva di se stesso, non è vera. Nessuno ha mai vinto quella somma al Superenalotto, lui non compare nella scuola dove ha studiato, nel lavoro che ha fatto, e quindi a quel punto dovrà risolvere due problemi. Il primo è capire chi lo sta cercando, ma prima ancora capire chi è lui. Quindi mi dicevi, è un thriller con dei risvolti di romanzo anche giallo. Sì, certamente, mi piace dire che è un giallo, ecco. Poi sì, insomma, dipanerà in altre cose che non sto ad anticipare, però sì, diciamo che è un giallo, sicuramente. Bene. Allora, questo è il tuo secondo libro. Sì. Perfetto. Il primo libro, invece, a grandi linee, il genere qual era? Il primo libro era sempre un thriller, evidentemente un thriller. A me piace scrivere queste cose. Il titolo è KGB Torino, filiale 44, si basa su un presupposto vero, vale a dire, durante la guerra fredda, negli anni 70, dall'Occidente, l'Unione Sovietica mandò in Occidente appunto tante spie che avevano semplicemente il compito di mimetizzarsi tra la gente. Chiaramente l'Unione Sovietica non esiste più ed è molto probabile che queste persone siano in qualche maniera ancora tra noi. E mi viene da pensare, ma cosa potrebbe succedere se uno di questi improvvisamente ricevesse questa chiamata che avrebbe avuto senso forse fino all'89? Il classico mito di Yuri in un certo senso. Sì, 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 esattamente. Certo. E questo però ho preferito, per ragioni che piacciono a me, ambientarlo a Torino, ambientarlo in Italia in un contesto che mi è più familiare. E invece familiare. Progetti futuri, sempre thriller, oppure decidi di cambiare genere? No, credo che non ce la farei mai a cambiare genere, sto ultimando un terzo libro. Ambientato nel mondo della musica questa volta, una band che si riforma dopo aver avuto un grosso successo sul finire degli anni 80, si riformano. Sono ancora tutti loro tranne il bassista che è sparito, che non riescono più a trovare, e la storia è questa, riuscire Perfetto. A capire dove è finito. Senti, una cosa molto breve, se tu dovessi dare un consiglio a un nuovo scrittore, cosa gli diresti? Di non avere nessuna timidezza, scrivere si può fare, secondo me è alla portata di tutti. Frequentare un corso di scrittura, io l'ho fatto e devo dire che sicuramente ti permette di non perdere tempo, di non buttare cose che hai scritto e di valorizzare le idee che hai avuto. Io penso che tutti abbiano un pubblico, che si tratta soltanto di cimentarsi e iniziare. Perfetto, allora il tuo libro lo troviamo qui al Salone e anche su iStore online. Allora, si trova essenzialmente su Amazon, perché è di fatto il mio editore è Amazon, quindi si trova sia come formato ebook sia come formato cartaceo. Andandolo a cercare col titolo o col mio nome lo si trova, poi ognuno sceglie qual è il formato che preferisce. Perfetto, allora ti ringrazio per essere stato con Grazie noi oggi e alla prossima. Alla prossima.